Giulia Galvani. In questo momento sono una drammaturga, una curatrice, una traduttrice. E come si collega infatti questo tuo mondo di traduttrice con il mondo della danza? Come è nato questo rapporto, questa relazione? Secondo me la traduzione è appunto una trasposizione di un linguaggio in un altro linguaggio e la ricerca di verbalizzare o di trasformare un linguaggio corporeo attraverso le parole è un processo di traduzione. E Mind Your Step è il progetto che porterai e presenterai qui ad Emotion Danza. E come è nato questo progetto e come si sta sviluppando? Questo progetto è nato all'interno di LAME, il progetto europeo al quale sto partecipando dall'anno scorso, quindi un progetto biennale. È stato scelto per quello che viene chiamato Module C e nasce da una mia ricerca portata avanti attraverso un altro festival a Vicenza che si chiama Entrata d'Emergenza, nel quale io mi sono occupata di curare la sezione di danza contemporanea. Quindi lo chiamo ricerca perché è una mia personale indagine condivisa con danzatori, coreografi e altri artisti con altre vocazioni su come è possibile stabilire una relazione con il contesto urbano, portando ad una maggiore consapevolezza di quello che ci circonda anche dal punto di vista. Mi sono resa conto man mano, semplicemente guardando l'ambiente che sta intorno a me, di alcune distruzioni, di alcune demolizioni di edifici, di manufatti che secondo me potevano essere importanti per la città, per lasciare spazio al nuovo, un nuovo però considerato come qualcosa che magari migliore del vecchio, quando invece va a soppiantare delle memorie magari condivise. Quindi mi sono resa conto di come spesso i territori che vengono abbandonati, tutte quelle rovine di edifici, le zone considerate pericolose, diventano facile preda di nuove creazioni non del tutto ammissibili secondo le persone che magari vivono nella zona o secondo un'ottica anche di conservazione di quello che c'era in precedenza e che magari può essere rivisto, reinterpretato attraverso l'arte. Parto da un testo che è Walkscapes di Francesco Careri, che secondo me per me è stato particolarmente illuminante, al di là di altre ricerche sulle quali lui stesso si basa. Questo mi ha portato a pensare al fatto che finché non attraversiamo fisicamente un luogo, finché non camminiamo, non percorriamo una zona, quest'area non esiste. Quindi anche lo stesso spettatore, la persona che non è necessariamente danzatore o danzatrice, crea un impatto nel luogo che attraversa, perché in quel momento in cui lo attraversa, questo luogo comincia ad esistere nella sua memoria, nella memoria delle persone che sono con lui o con lei, e questo crea, se questa esperienza viene vissuta in modo consapevole, una riappropriazione dello spazio. Parto anche dal presupposto che i movimenti creano dei centri, cioè se le persone hanno creato un percorso per arrivare a un luogo, questo luogo effettivamente che poi è diventato la città, ha cominciato ad esistere, prima non esisteva nulla, quindi sono le persone che creano i luoghi. Vorrei che le persone pensassero di più a quanto può il loro movimento creare un'influenza rispetto ai nuovi percorsi, per cui anche delle zone magari non considerate, nel momento in cui vengono riconsiderate, grazie magari all'aiuto di performer, ecco che cominciano ad esistere sotto altre vestigia. E i coreografi, i danzatori che in primis hanno una percezione dello spazio e del proprio corpo più sviluppata che in altre forme artistiche, possono aiutare a creare, a indurre questa trasformazione.
ci saranno tre spettacoli che sono collegati a questo progetto: A Corpo Libero, Barroom e Mary's Bath. Sì. In che modo sono collegati al tuo progetto? Allora, si collegano, questi tre spettacoli sono collegati innanzitutto da una passeggiata, diciamo a sorpresa, nel senso che io insieme al collega Marcel Vassax porteremo le persone di luogo in luogo attraverso dei percorsi meno conosciuti nella città di Bassano, e invitando le persone a guardarsi attorno, ad essere più consapevoli di quanto sarebbero solitamente. I tre spettacoli preferisco non raccontare dove avverranno, però sono in situazioni che creano una sorpresa. Una sorpresa. Di quattro ci sarà poi anche una tavola rotonda. Sì. E ci puoi già dire chi ci sarà e di che cosa discuterete in questa tavola rotonda? Allora, in questa tavola rotonda parleremo molto di memoria, di percezione dello spazio urbano, di riappropriazione, di consapevolezza, dell'idea, la provocazione di coreografare attraverso la camminata e soprattutto di coscienza nella possibilità di produrre una decisione congiunta anche a livello urbanistico, come sta avvenendo appunto all'Urban Center che ci ospiterà. Chi parteciperà? Saranno Matteo Corsi, ricercatore dell'Università di Genova e membro dell'associazione Callipolis di Trieste, Teodor Celakowski, un ricercatore, un operatore culturale e un attivista specialmente di Pravona Grad, Diritti per la Città, un'associazione di Zagabria, e poi ci sarà Giulio Tudescan, un giornalista di Vicenza e partecipante, promotore del laboratorio sui ferrovieri, su un'indagine urbana del quartiere dei ferrovieri a Vicenza, e Tiziana Bolfe, coreografa amatissima qui nella zona e anche all'estero, e in questo caso anche nelle vesti di architetto, perché Tiziana è anche un architetto, quindi chi meglio di lei può aiutarci in questa riflessione. E quindi poi il progetto proseguirà, che step ci saranno? Il progetto è stato scelto anche da Dance Ireland, un altro dei partner di LAME, e quindi verrà messo in atto a marzo, nella prima settimana di marzo 2015, le date sono ancora da definire. Comunque sia, l'area che ho individuato durante la prima fase della mia ricerca a Dublino è la zona delle Docklands, dove gli sviluppi sono così rapidi che alcune dei punti che avevo già individuato non sono più disponibili, quindi devo sbrigarmi, grazie all'aiuto di Eleanor Creighton e di Arghiri Sergiro, che mi aiuteranno come partner di questo progetto, e sono i miei colleghi di LAME. In quel caso con ogni probabilità faremo una open call rivolta a coreografi e danzatori locali, cioè irlandesi, anche in questo caso abbiamo cercato di promuovere comunque artisti italiani, e poi ci sarà ancora una volta vorrei incoraggiare e portare avanti questa discussione anche sull'aspetto urbanistico, architettonico della ricerca, con l'aiuto di esperti locali.